In questo video risponderò a una domanda ben precisa. Quali sono gli errori più grandi che vengono commessi nella compilazione del bando commercio della Regione Marche per il rimborso delle spese fatte per bar, ristoranti e commercianti al dettaglio? Salve, sono Fabio Centurioni, fondatore del portale contributiregione.it. Oggi parleremo del bando commercio per bar, ristoranti e commercianti della Regione Marche. Uno degli errori, anzi due degli errori più grossi sono la descrizione sbagliata delle spese nelle fatture e inserire nella domanda di finanziamento una tipologia di spese non ammissibile al contributo. Inoltre, se hai sostenuto anche le spese di ristrutturazione edile, c'è un terzo errore, che è la relazione del tecnico, solitamente un geometra, un architetto o un ingegnere, che deve farti il progetto da presentare in comune per le spese di ristrutturazione edile o per l'impianto elettrico o per il rifacimento dell'impianto termoidraulico. In molti sanno che queste spese sono ammesse a contributo a fondo perduto e quindi sono rimborsabili dalla Regione Marche, ma pochissimi professionisti sanno come bisogna allegarle, come bisogna descriverle, quali vanno escluse e come va modificata la relazione del tecnico, quindi geometra, architetto, ingegnere, che chiede la SCIA in comune per approvare questo tipo di spese. Purtroppo un piccolo errore in questa fase fa annullare tutto il contributo. Solo pochi anni fa veniva considerato un errore veniale, secondario. Se sbagliavi ad inserire spese non ammesse, il resto del finanziamento ti veniva ugualmente concesso. Venivano solamente tolte dal finanziamento solo quelle spese che non erano ammissibili. Purtroppo ora succede proprio il contrario. Se vengono inserite nel progetto una parte di spese non ammissibile, la commissione valutatrice la interpreta come un tentativo di raggirare la normativa e quindi cancellano tutta la pratica e la richiesta di fondo perduto. Hai capito bene? È un vero peccato perché perderesti cifre che possono arrivare tranquillamente a rimborsi fino a 12.000 euro quest'anno per spese sostenute sia l'anno scorso che in corso di quest'anno. È un errore grossolano che molti professionisti fanno non solo in questo bando ma anche in bandi simili. Vuoi una prova che questo tipo di errore succede in numerose occasioni per bandi a fondo perduto per le aziende? Guarda l'intervista che ho fatto ad una responsabile dei bandi regionale, si tratta di una funzionaria che vaglia le domande di agevolazione e deve decidere se ammettere l'impresa a un contributo agevolato o togliere alcune spese. Oggi siamo in compagnia della dottoressa Patrignani, una responsabile dei progetti INALI. Il bando ISI, di cui adesso oggi abbiamo parlato, rientra tra i finanziamenti alle imprese. Di un'azienda che aveva fatto una richiesta, una nuova linea, aveva un costo di oltre 200.000 euro. Sui 200.000 euro l'INAIL poteva dare 100.000 euro. L'INAIL chiaramente dà il 50% di quello che è stato effettivamente speso e documentato, però non aveva, diciamo, inserito nella domanda delle spese accessorie che erano comunque indispensabili per il funzionamento di questo macchinario nuovo. E a quel punto allora l'invito che io ho fatto è che è importante nel momento in cui si inoltra la domanda inserire tutte le spese che sono necessarie per il funzionamento dell'impianto stesso. Esatto, perché nel caso dell'acquisto del macchinario, non avendo menzionato le spese accessorie di impiantistica, Quelle non sono potute passare il purtroppo no, contributo. purtroppo no, anche se si rientrava nel budget, diciamo, degli euro prenotati. E questo è un esempio istruttivo. Bene, dopo aver visto questa testimonianza, avrai capito che ci sono esempi eclatanti di ditte che hanno perso decine di migliaia di euro e nei video hai visto come la perdita di 30.000 euro per non aver inserito i documenti giusti nella domanda di agevolazione è una questione di un attimo. Ecco quindi la prossima cosa da fare. Per non rischiare di perdere contributi a cui potresti aver già diritto, devi cliccare sul link che vedi sotto questo video per scaricare la procedura per partecipare al bando del commercio della Regione Marche. In questo modo sarai seguito direttamente da me personalmente o dai nostri esperti, dal nostro staff, in modo da non commettere errori nella presentazione della domanda di agevolazione. Ricordati anche di iscriverti al mio canale YouTube per non perdere i prossimi video di aggiornamento. Nel frattempo ti mando un saluto da Fabio Centurioni, arrivederci al prossimo video.